amici del canale, ben ritrovati! Per la ricetta di oggi, pesce spada con melanzane, una ricetta semplicissima, gustosa, ma soprattutto alla portata di tutti. Come prima cosa iniziamo a preparare le melanzane. Rimuoviamo le due estremità. E ora la buccia esterna. Tagliamo a fette. E poi dall'altra parte. E ora realizziamo dei cubetti. Trasferiamo i cubetti all'interno di una forma. Aggiungiamo il sale e lasciamo per almeno mezz'ora in modo da far rilasciare la propria acqua. Nel frattempo ci occupiamo della preparazione del pesce spada. Rimuoviamo la pelle esterna e tagliamo anch'esso a cubetti. E ora tagliamo i pomodorini a pezzetti. E ora tritiamo finemente anche il prezzemolo. Rimuoviamo la parte finale. In una padella antiaderente versiamo un filo d'olio e lasciamo inghiondire uno spicchio d'aglio. E ora aggiungiamo il pesce spada. Regoliamo con sale e pepe. Trascorso qualche minuto, sfumiamo con il vino e lasciamo cuocere una decina di minuti. E ora ci occupiamo delle melanzane. In una padella antiaderente versiamo un filo d'olio. Trascorso qualche minuto, aggiungiamo cubetti di melanzane. Il sale lo avevamo già messo in precedenza, quindi controlliamo e se necessario ne aggiungiamo un po'. Regoliamo con il pepe e lasciamo cuocere. Aggiungiamo un pochino d'acqua per aiutare la cottura. Cuociamo 10-15 minuti circa. Se necessario aggiungiamo un altro po' d'acqua per completare la cottura. Verso metà cottura aggiungiamo i pomodorini, le olive taggiasche, i capperi e i filetti di alici. Una volta cotte versiamo olio a crudo. Verso la fine uniamo le melanzane al pesce spada e completiamo con l'aggiunta del prezzemolo, un filo d'olio crudo